Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo a Podesti di Ancona e intervisteremo Alessandro che ci parlerà del progetto che hanno svolto varie classi che ha come tematica la mafia e il narcotraffico. E Alessandro, parlaci un po' di questo progetto. Allora, il progetto praticamente è nato per far vedere più o meno come succede nelle vicende di scambi di droga o comunque sia delle mafie. Abbiamo girato in vari luoghi di Ancona e niente, praticamente questo progetto parla di due ragazzi, che è una coppietta diciamo, che ha visto un fatto di scambio di droga appunto, e da lì è nata tutta la vicenda. Da quant'è che lavorate a questo progetto? Questo progetto più o meno lo stiamo seguendo da un mese a questa parte. E niente, così. E dove avete raccolto tutte le informazioni? Beh, informazioni hanno pensato i docenti a svolgere questo compito, diciamo. Che personaggio fai in questo progetto? Come detto prima, facevo la parte del ragazzo in una coppietta che ha visto il fatto di questo scambio di droga. E come è stato organizzato questo lavoro? Beh, diciamo che questo lavoro ci siamo divisi le parti, ognuno ovviamente aveva il proprio ruolo all'interno del cortometraggio e quindi diciamo che ognuno ha fatto la sua parte. E con chi avete collaborato? Abbiamo collaborato principalmente con la Polizia di Stato per fare alcune riprese che sono servite all'interno del cortometraggio. E fino a quando durerà più o meno? La data più o meno non saprei dirtela. E avete incontrato qualche difficoltà nel percorso? Diciamo che ci sono stati molte volte dei imprevisti esterni, come vabbè, appunto il tempo e anche presenze al di fuori dei filmati, così. Va bene, ringraziamo Alessandro per la collaborazione. Grazie a voi.